Buongiorno a tutti amici del Torneo 7 Bello, nuova puntata dello Studio 7 e se ci avete seguito la settimana scorsa sapete che da oggi fino alle vacanze, diciamo fino alle feste agatine, lo Studio 7 parlerà non di una sola giornata ma di ben due giornate del campionato. Come sapete, con lo sfasamento diciamo delle vacanze natalizie, le giornate non saranno più, non susseguiranno più in maniera normale, ma si divideranno tra nona e decima. Partiamo quindi subito ad elencare le partite che hanno concluso la nona giornata del girone B, con la Collinetta che vince per 6-2 contro The Hanau. Il Golden Boys perde contro l'All Garnet per 3-4, Trinacria Atletico Catania finisce 0-3, partita vinta a tavolino, AS Tronzi New Team 3-6. Benissimo, sicuramente la partita più intensa di questo girone B è quella tra Golden Boys Revenge e All Garnet. La capolista incontra forse la squadra con il potenziale meno espresso del torneo. Golden Boys ha davvero un'ottima squadra, ma fino adesso purtroppo a causa anche di molta sfortuna non è riuscita a dare senz'altro il meglio di sé. E ieri sera causa anche l'assenza tra le file dell'All Garnet di Alfredo Castagna, l'All Garnet ha sofferto molto, tanto che il primo tempo si è concluso con l'incredibile risultato di 3-0 per il Golden Boys. Una partita dove comunque l'All Garnet ha tentato in tutti i modi di riacciuffare il risultato nello stesso primo tempo, in cui il portiere del Golden Boys H ha disputato davvero una grandissima partita. D'altro canto i Golden Boys non hanno, hanno fatto un'ottima partita sfruttando al massimo i veloci contropiedi di Bue e Presti e portandosi così alla fine del primo tempo sul 3-0. Nel secondo tempo l'All Garnet è finalmente riuscita a sbloccarsi subito con Rametta e è riuscita a portare a casa questo risultato davvero importante, non solo per la classifica perché distacca così la Collinetta di ben 6 punti, ma soprattutto per il morale, perché nonostante l'assenza e la sfortuna ha vinto una partita davvero molto difficile. Per quanto riguarda invece il girone A, le prime partite della decima giornata, quindi elenchiamo i risultati. Il Deportivo La Carogna torna finalmente alla vittoria contro i Parallelepipedi con il risultato di 8-2. Il Neverstones batte il Fronte per 6-3. Chiquita Team passeggia sugli ultimi con l'incredibile risultato di 10-3. I Rutto Boys Caffè Moncherie 2-5, quindi vittoria di quest'ultima. Due sono le partite fondamentali di questa giornata, una è tra il Fronte e il Neverstones, due squadre forse quelle in questo momento più in forma assieme al Caffè Moncherie nel girone A, si sono scontrate dando vita a una partita veramente emozionante, in bilico fino all'ultimo momento. Primi 15 minuti della partita, quindi quasi tutto il primo tempo di studio, poi doppio vantaggio da parte del Neverstones, numerosi tentativi da parte del Fronte di riacciuffare il risultato sono stati vani, anche perché l'assenza in attacco di Aurelio Cencitto si è fatta davvero sentire. Il solo Salvo Magri, nonostante sia un difensore, ha creato lui la maggior parte delle palle gol della sua squadra, non è bastato quindi a portare alla vittoria la sua squadra. D'altro canto il Neverstones ha giocato davvero un'ottima partita con Giunta e Domicoli in testa, veramente una partita speciale per loro due, e ne approfittiamo per salutare anche Matteo Fallico che si è infortunato gravemente durante quella partita, quindi speriamo che possa tornare il prima possibile al meglio della forma. Altra partita davvero molto bella è quella tra i Rutto Boys e Caffè Moncherie. La capolista del girone A si è trovata davvero in grosse difficoltà contro i Rutto Boys, che si porta in vantaggio addirittura di ben due gol nel primo tempo.
una partita veramente incredibile. Danilo Insigne, attaccante del Caffè Moncherie, non era, era assolutamente in giornata, no, e i pali, diciamo i legni della porta si sono messi contro di lui, nonostante la sua incredibile voglia di segnare. Soltanto l'incredibile vena realizzativa e comunque l'incredibile partita di Christian Eriksen ha portato a davvero a una vittoria meritatissima, e che permette di mantenere il primato in classifica nel girone A assieme all'Everstone a 22 punti, nonostante ancora il Caffè Moncherie debba recuperare per le due partite. Il Dream Team quindi di questa nona giornata è composto da Arca in porta per i Golden Boys, in difesa la difesa schierata a 3 con Antonino Mirabito, Vespri e il giovane Daquino che della Colinetta gli ha disputato veramente una partita meravigliosa, coronata anche da un gran bel gol contro le Hannover. Al centrocampo Alfio Rametta e Marco Cucciuffo, premiato per la bellissima vittoria e prima vittoria contro i Parallelepipedi per 4-2. In attacco Alessandro Finocchiaro. Adesso godiamoci la top 5 di questa settimana. Ricordatevi quindi di votare numerosi anche per il gol di questa settimana, e concludiamo dicendo che il gol più bello della scorsa settimana, votato naturalmente da voi, è quello di Antonio Nania. Per oggi è tutto e ci vediamo la prossima settimana.